Benvenuti alla 12ª puntata di The Right Sound. L'argomento questa volta è la sezione fiati. Per ottenere un suono equilibrato, la sezione dovrebbe essere composta almeno da tre elementi, ossia una tromba per le parti acute, un sax tenore per le zone medie ed il trombone per le parti medio-basse. Prima di registrare con gli strumenti veri, potrebbe essere utile una simulazione dell'arrangiamento con degli strumenti virtuali. Eccoci in Cubase. Questa è la nostra base. Carichiamo un plugin con dei suoni di fiati. Per l'esattezza, Chris Einhorn, della Best Service. E scegliamo un suono di sax tenore. Ora registriamo la parte che dovrà suonare il nostro sassofonista. Ora aggiungiamo al sassofono la tromba. Nuova traccia e nuovo presets. Andiamo in rec. Per rinforzare l'armonia, facciamo suonare alla tromba anche un'altra linea. Ora aggiungiamo il trombone. Questo è il risultato ottenuto. Di solito, per rinforzare la zona grave, il trombone si doppia, facendogli suonare la stessa parte un'ottava più bassa. Quindi su Cubase basterà copiare la traccia e applicargli un transpose di meno 12. Ora selezioniamo le tracce di trombone e quantizziamole, per rimediare ad una esecuzione non proprio precisa. Ora, per nostra comodità, abbiamo spostato tutte le parti ottenute in Pro Tools, dove andiamo a ribilanciarle. Andiamo anche a pampottare un po' la nostra sezione, scegliendo di mettere le trombe leggermente a sinistra, i tromboni a destra e il sax centrale. Ora, su un bus di Pro Tools, aggiungiamo un riverbero, Oxford Reverb. E scegliamo una large room. Applichiamo a tutte le tracce lo stesso bus e ascoltiamo la nostra sezione. Adesso iniziamo a sostituire gli strumenti finti con quelli veri. Iniziamo dal sassofono. Il microfono che useremo è un Neumann U87, posizionato nella prossimità della campana. Mettiamo in mute la traccia del sax finto e lasciamo aperte tutte le altre, ossia quelle di tromba e trombone. Ricordate sempre di tarare i livelli sul vostro preamplificatore e di verificarli sul mixer del vostro computer. Dopodiché siete pronti per registrare.
Ora, per fare ordine, possiamo tranquillamente cancellare la traccia del sax virtuale e proseguire con la registrazione della tromba. Mettiamo in mute la traccia della tromba virtuale. Posizioniamo il nostro microfono nella prossimità della campana. Un Sennheiser 421. Ricontrolliamo i livelli e andiamo in rec. Questo è il grafico della tromba appena registrata. Ora facciamo suonare al nostro trombettista la seconda parte. Ecco l'altro grafico. Ora è il momento del trombone. Posizioniamo il microfono nella prossimità della campana. Attenti ai livelli. Andiamo in rec. Non ci rimane che l'ultima traccia di trombone. Adesso andiamo a regolare sia il pump out degli strumenti che il volume rispetto alla base. Solo per una curiosità, ascoltiamo la differenza dei due mix, quello con gli strumenti virtuali e quello con gli strumenti veri. Su questa base c'è un solo di sax. Per livellare tutti i nostri ottoni rispetto al solo, basta creare un gruppo che include solo i fiati, brass. Ora, muovendo un solo fader, si sposteranno tutti gli altri, mantenendo inalterato il rapporto fra loro.